Hasta la vista, baby. I miei allievi, buonasera, vecchi allievi, nuovi allievi, buonasera a tutti. Vedo, dov'è? Sono venuti dalla Russia, dove sono le mie amiche russe? Eccole! Saluto le mie amiche russe, vengono dalla Siberia, fa freddo in Siberia. Allora, io sono Paola Cattabriga e sono la proprietaria di Spazio QB a Livorno, che è una scuola di cucina. Però sono anche la direttrice, la docente dell'Accademia di Cucina Italiana a Firenze, alla Strassigna. E loro sono i miei ragazzi, sono del professionale, vengono preparati per gli chef stellati e mi accompagnano in tutte le cose che di solito faccio in giro e anche per le televisioni, per la RAI, i ragazzi sono sempre con me. Allora, noi stasera ci hanno chiesto di fare un qualcosa di che rientra nella nostra filosofia. La nostra filosofia è star bene e la natura. Avremo con noi dopo il dottor Riccardo Ferrini, che è laggiù, che è un altro della nostra scuola, nutrizionista, dietologo, gastroenterologo, che dopo ci spiegherà alcune cose. Allora, quello che vi presentiamo stasera è un piatto di mia invenzione di tanto tempo fa e si chiama vegetariano d'autore. È un piatto un pochino più nuovo, ok? Non amo buttare le cose in un piatto quando le servo. Allora, c'è dietro uno studio. Una volta il dottore mi disse l'anno scorso che per stare bene avrei dovuto fare dei piatti per i miei clienti che contenessero almeno 5 colori, perché lui mi ha insegnato e sosteneva che i 5 colori, è giusto, vieni qua, fatti vedere, mettici la faccia, vieni, tu l'hai detto, allora tu hai detto i cinque colori, lui è Riccardo Pelli, i 5 colori, no? I 5 colori, perché ogni colore è un antiossidante, la pianta la produce per proteggere se stessa e noi glielo rubiamo e proteggiamo le nostre cellule dai radicali liberi, da tutti gli inquinanti, dall'invecchiamento, da tutto quello che ci può fare male. Quindi più calorie consumiamo e più ci proteggiamo. Il piatto di Paola è fantastico. Abbiamo messo i colori dentro. Allora, i colori della stagione, ovviamente colori di stagione, non si usano le fragole d'inverno, lo sapevate? Non ci sono le fragole d'inverno, sono finte. Non si usano tutte quelle cose che non siano di stagione. Quindi avevamo la zucca, perché la zucca è di stagione, gli spinaci e le bietoline sono al top adesso. Poi, che cos'altro abbiamo? Lo zafferano, perché è un antiossidante. Di solito noi non usiamo le bustine, ok? Usiamo lo zafferano vero che andiamo a prendere in Sardegna. In Sardegna c'è una produzione di zafferano che è strepitosa, costa ma è meravigliosa e sono i pistilli. Questo non è zafferano vero, lo sapevate, no? Non potrebbe costare così poco. Lo zafferano costa 96.000 euro al chilo, quindi noi paghiamo 9,60 euro al grammo, giusto? Fate i conti giusti, no? Quindi c'è dentro della curcuma, non è che sia cattivo, sono fiori che non sono fiori di zafferano. Ci sono un po' di fiori, un minimo di fiori zafferano, un minimo di pistilli, un minimo di curcuma che colora tantissimo. Insomma, vabbè. Ora, avevamo questo oggi, perché tornavamo da Bologna stanotte, eravamo stanchi, nessuno aveva voglia di andare a cercare lo zafferano, quindi questo è, di solito non lo usiamo. Allora, iniziamo con il piatto, quello che stanno facendo i miei ragazzi. La prima cosa da fare ovviamente è cuocere le patate. Le patate per gli gnocchi non si cuociono nell'acqua, nemmeno con la buccia. Questa è una cosa che in pochissimi sanno. Perché? Perché se io metto una patata che è al 90% fatta da amidi dentro l'acqua, la patata la prima cosa che fa è assorbire l'acqua. Più acqua assorbe, più la patata dopo vuole farina. Più farina io metto, più lo gnocco diventa duro. È un cane che si morde la coda. E non si fanno gli gnocchi con le uova come quando sono arrivata a Livorno, che vedevo che tutti mettevano è troppo bello. No, si fanno gli gnocchi, farina e patate, l'unica cosa. Quindi noi dobbiamo trovare un escamotage per mettere meno farina dentro gli gnocchi. Quindi
I ragazzi hanno già fatto all'Accademia le patate e le hanno messe su uno strato di sale grosso e poi non hanno fatto altro che coprire le patate. Il sale è igroscopico e ha richiamato tutta l'acqua delle patate, ok? Quindi ce ne vorrà pochissima di farina, in modo che lo gnocco perfetto, dice ancora il mio grande maestro, è quando lo schiacci contro il palato, si deve stemperare sul palato, non deve essere duro, ok? Allora, i ragazzi schiacciano le patate con questo attrezzo. Devono essere perfettamente schiacciate perché poi devono venire degli gnocchi fatti bene, belli. Quindi, mentre loro schiacciano le patate, noi andiamo avanti con qualcos'altro. Allora, il primo colore che facciamo è il verde. Allora, la prima cosa che fa Paolo è scaldare una padella, ok? Noi lavoriamo così, non lavoriamo con i grassi. Lavoriamo con l'acqua o con i brodi, perché il grasso non ci serve, non ci serve assolutamente. Quindi lui fa scaldare la padella, mette un aglio schiacciato all'interno della padella, controlla bene sempre con la mano che la padella sia calda e metterà l'aglio lì dentro. La prima cosa che fa è mettere il sale sull'aglio. Il sale è igroscopico e tira fuori il sapore dell'aglio, ok? In modo che poi noi lo possiamo togliere. Cioè noi vogliamo dare il sapore d'aglio, ma dobbiamo costruire dei cibi che siano digeribilissimi. Questo perché al ristorante stellato funziona così, non possiamo permetterci di fare dei cibi che non siano assolutamente digeribili per tutti. Quindi ci sono degli escamotage. Sale sull'aglio. Dopodiché si mette l'olio, un filo d'olio. L'olio ci serve soltanto per alzare la temperatura. Se io lascio la padella sul fuoco, la padella va a 120 gradi all'incirca. L'olio va a 180, a me serve qualcosa di molto molto spinto, si dice in gergo. E quindi un filo d'olio mi serve per alzare, solo per alzare la temperatura. Fa girare un po' l'aglio che non serve e poi butterà gli spinaci così come sono, vedete? Tutte le verdure a foglia verde vanno fatte subito nella padella, 3 minuti sono pronte. Si aggiunge un pochino d'acqua, si gira e le verdure sono pronte. Si mette il sale, basta, finito. Queste sono le verdure, un po' d'aglio, tutte le verdure a foglia verde, tutte tranne il cavolo nero, perché è coriaceo. Il cavolo nero va sbianchito nell'acqua e poi fatto ripassare, ma le vitamine e i sali minerali del cavolo nero non vanno in acqua perché è molto coriacea la membrana del cavolo, quindi non li perdete in acqua, ci vuole un po' di tempo prima che cada in acqua. Lo fa andare, salta e le bietoline spingi col fuoco, salta le bietoline e le bietoline appena l'acqua si ritira sono pronte, le sali e sei a posto, tirale bene che poi dobbiamo fare il gnocchi. La cosa che ci serve è che le bietole siano asciutte, se no che cosa ho passato a fare la patata dentro il forno, ok? Continuo a ribagnarla, non ha senso. Allora, a me servono adesso in poi tutti i composti maledettamente asciutti, quindi cosa faccio? Non faccio altro che lasciarli in padella e tirare, togliere acqua, ok? Togliere acqua di vegetazione. Lui non le toglierà finché non sono tutte asciutte. Nel frattempo prepariamo, intanto che lui finisce di tirare lo spinacio, abbiamo preso delle bietole, voi avete, nella zona di Livorno ci sono delle verdure meravigliose, soprattutto dalla parte di Colle Salvetti. Abbiamo trovato queste bietoline strepitose, non abbiamo fatto altro che pelarle e cuocerle in sospensione, a vapore, nella pentola a pressione, niente di che. Non andrebbero fatte così, ok? Andrebbero fatte a bassa temperatura, perché la bietola è termolabile, perde il colore. Allora, visto che noi non avevamo tempo, purtroppo le avevamo fatte così, un po' di colore è andato a perdersi. Loro adesso tagliano le bietole e non fanno altro che, sono già state ovviamente essiccate, tirate, e metteranno la bietola dentro un bicchiere del mini pimer e creeranno una composta che poi mi serve per andare a colorare lo gnocco. Allora, fin qua abbiamo patate schiacciate, abbiamo gli spinaci che sta tirando Paolo, abbiamo la bietola che sta preparando Luca e la va a mixare. Ci manca un colore, ci manca il giallo. Allora, Paolo ha fatto tirare gli spinaci, vedete come sono secchi, come sono tirati? Ed è l'unico modo che ha per creare una purea secca, ok?
Tiziano sta sbianchendo la sbianchire. Il metodo della sbianchitura vuol dire passare in 3 minuti in acqua bollente salata un prodotto. Questa si chiama sbianchitura. Cosa ci serve? Se io cuocio la zucca direttamente su una padella, non verrà mai, sarà sempre coriacea, sarà sempre dura. Purtroppo dobbiamo fare un minimo di sbianchitura dentro un'acqua bollente. 3 minuti e poi la fa saltare con aglio in una padella con un filo d'olio, in modo da croccantizzarla. Sebastiano ha grattato il formaggio e sta facendo una piccola fondue di parmigiano. Che cos'è una fondue? Una fondue si porta il latte a 98 gradi. Come si fa a capire che sono 98 gradi? Perché 98 gradi ha... il fumo esce dalle pareti, è 2 gradi prima della bollitura e si dice anche a fumo, ok? Quando raggiunge 98 gradi spegne e frustando velocissimamente, altrimenti la caseina si separa dalla parte idrica, con una piccola frusta mescola il parmigiano alla, anzi lo fa al contrario. Ah, lo fai col mini pimmel. Ah, perché mi hanno chiesto i ragazzi che vogliono fare una fonduta un pochino più densa e quindi farà al contrario. Con una fonduta più densa metterà prima il parmigiano nel mini pimmel, poi aggiungerà tanto latte quanto gli servirà per creare questa fonduta densa. Lo stesso aglio è stato, fallo vedere Tiziano, fa passare l'aglio, ok? Dentro l'olio, come il fatto che abbiamo messo del sale, questo aglio profumerà assolutamente tutte le pareti, tutta la base e tutto l'olio che c'è dentro. Allora, a questo punto noi facciamo saltare questi cubi di zucca dentro la nostra pentola senza muoverli finché non sono croccantizzati, perché il piatto è stato inventato così, quindi così bisogna fare. Poi lui, Lorenzo, cosa stai facendo Lorenzo? Sto impastando la pasta che ho schiacciato prima con le patate insieme allo zafferano, la farina di spolvero, che sarebbe farina semplicemente lanciata sul tagliere o sul tavolo di legno, insomma secondo dove si lavora, di modo che mi si formi un composto che abbia una consistenza tale che rimanga morbido, come diceva prima lo chef, sul palato, ma che non mi si sciupi nella cottura, quindi devo trovare una densità giusta che mi possa mantenere un gnocco in bollitura. E quindi come si fa a capire se abbiamo messa la farina necessaria? Si prova, c'è un pentolino, la pentola degli gnocchi va messa su subito e ogni volta che si preparano gli gnocchi, prima di aggiungere farina, prima di qualsiasi tipo d'aggiunta, va provato un pezzettino di gnocco dentro la pentola, che è l'unico modo che noi abbiamo, perché noi non possiamo sapere quanta farina prende questa patata. Allora, di patate, ovviamente bisogna usare patate vecchie, cuocerle in forno, tutto quello che abbiamo detto prima. Però il piccolo trucco è provare a mettere uno gnocco dentro la pentola bollente. E qua ci siamo, qua c'è lo zafferano, mettilo ancora che è un po' pallidino. Mescola che deve divenire bello giallo. Ok, allora qua abbiamo la zucca. Il verde, fallo già Paolo, vai, fai l'altro gnocco verde, vedete? Lui ha messo una polvere e quindi lo gnocco ha cominciato a tirare, non ha avuto bisogno di mettere tanta farina perché ha messo la polvere. Lui che sta lavorando con lo spinacio che è idratato ha bisogno di più farina perché sarà decisamente più morbido. Tu hai finito la fondue? Fatta. Perfetto, allora comincia a sporcare il piatto con la tua fonduta, dove poi appoggeremo. Tiziano, tu stai dietro, che sei l'artista, stai dietro a lui, tanto la tua zucca è cotta. Ok? E poi mancano le bietole ci siete? Bietoline. Sì. Questo e questo sono in cottura. Vai Lorenzo, metti sull'acqua per lo gnocco. Pentolino, mettete sull'acqua e cominciate a bollire.
La fondue, se poi la mettete già sul piatto, che così usiamo anche... Ok. Bravi, ci sono, eh? Bravissimi. Oh, là. Ci siamo. Lascia pure il sporcato con le goccioline, eh? Buttalo pure tranquillo. Caramellizzatore l'avete? Perfetto. Adesso facciamo anche un po' di scena, perché questo piatto è molto buono, eh? Ci si mette anche poco a farlo. È molto buono col caramellizzatore. Avendo lavorato col parmigiano, noi poi flambiamo la crema al parmigiano, che viene saporitissima. Vedete, un piatto che si può fare. Fate una scena pazzesca, eh? Bravissimo, ancora spingi un po' di più, spingi un po' di più. Non è abbastanza colorato, vai. Gnocco bianco, manca, e quello rosso. Perfetto, cominciamo a comporre. Passate i gnocchi a bollore. Perfetto, e mettiamo la nostra zucca al centro. Basta, basta una, basta una, basta una. Ok, gnocchi rossi. Facciamo un altro. Vai, non ti preoccupare a mettere farina, tanto poi in cottura si pulisce. Vediamo se tiene quello rosso, anzi no, è già pronto un altro. E questo è il piatto. Questo è il piatto finito, si sente? Sì. Questo è il piatto finito, ok? Ti piace? È bello, eh? E poi è buono, ci sono i colori. Questo è un piatto un pochino più moderno. Adesso c'è il cane che se lo agguanta come mia. Ha sentito? I colori ci sono tutti. Questa è un'idea per questa, il mio piatto che abbiamo tirato fuori per questa fiera. E speriamo che, insomma, vi sia piaciuta l'idea e l'intrattenimento. Ricordatevi di questi ragazzi, perché un giorno quando li vedrete mangerete sicuramente da loro, se sono ancora in Italia. Molto probabilmente 3 o 4 li hanno già presi per l'estero. Mi dispiace, perché io poi quando devo salutare i ragazzi mi dispiace. Però vabbè, se un giorno mangerete da loro sappiate che sono veramente molto molto bravi. Grazie mille per l'intrattenimento, grazie a tutti.